Una mattinata particolare a Favria, nel campo sportivo del Parco Bonaudo, una partita tra amici che ricordano un grande amico, un personaggio come Giacomo D'Angelo che purtroppo ci ha lasciato un po' di tempo fa, quindi una giornata, una mattinata particolare anche per il comune di Favria, visto che Giacomo era stato uno delle colonne portanti anni addietro. Siamo con Lorella Rossi, rappresentante dell'amministrazione comunale. Lorella, appunto una giornata speciale in ricordo di una persona speciale. Certo, l'amministrazione ha voluto ricordare D'Angelo perché Giacomo è stato dapprima un consigliere, poi un assessore allo sport e per lo sport si è prodigato sempre molto. Era due anni che eravamo fermi per la pandemia, ma tre anni fa era stato fatto il primo memorial. Questa giornata in collaborazione con la Proloco, che ha dato una mano al comune proprio per organizzare l'evento, abbiamo voluto appunto ricordare questa grande persona. Il calcio d'inizio è stato dato dal suo nipotino, che lui non ha conosciuto, la moglie e la famiglia hanno voluto ricordarlo con delle belle parole. E speriamo che questa giornata sia una giornata di festa, sempre in ricordo di Giacomo. Questa giornata di festa che si va a inserire, per quanto riguarda il comune di Favria, in una serie di eventi che appunto come amministrazione, come assessorati state organizzando, state allestendo, a dimostrazione che Favria è sempre più vivace e ha voglia di riunire la gente. Certo, diciamo che in questo weekend, oltre al ricordo di Giacomo, c'è anche uno street food che è iniziato venerdì sera, purtroppo con un po' di pioggia, ma comunque con una presenza costante di tutti i favriesi. Ieri sera, serata piena di gente ed è andata molto bene, oggi la giornata favorisce, quindi sicuramente ci sarà di nuovo una buona affluenza. Oltre a questo, gli eventi successivi saranno sempre in collaborazione con Proloco, la castagnata che tutti gli anni a ottobre viene fatta, e poi penseremo al Natale, vedremo cosa potremo organizzare, soprattutto con il commercio, che è quello che poi per Natale ha più esigenza di richiamare gente nel territorio. Tra i gruppi organizzatori di questa giornata, questa mattinata, questa partita particolare dedicata a un grande amico come Giacomo D'Angelo, c'è anche la Proloco. Con noi c'è la neopresidente da qualche mese, Stacy Giannizzi. Con te appunto vogliamo capire quanto è importante questa mattinata sia per Favria come per la vostra associazione. Sì, certo. Noi abbiamo deciso di collaborare all'organizzazione di questo memorial insieme all'amministrazione comunale per Giacomo D'Angelo perché è sempre stato una persona che ha sostenuto tantissimo la nostra associazione e come stanno continuando a fare i suoi familiari, e quindi per noi era importante questa partecipazione. Proloco, che appunto come dicevamo prima tu da qualche mese dirigi un gruppo di persone, di favriesi che ha voglia di fare, quali sono diciamo così le iniziative o comunque i progetti sia a breve ma anche a lungo termine della Proloco di Favria? Certo, noi siamo partiti con un direttivo molto carico, con nuove persone che hanno molta voglia di creare eventi nuovi, e partiamo con un calendario che ci sarà da gennaio in poi, con tanti eventi storici che hanno sempre fatto parte della Proloco e anche delle nuove iniziative. Adesso finiamo l'anno con la castagnata, che per noi è sempre stata un evento storico, il 23 ottobre, una domenica, e successivamente presenteremo poi un calendario con tutti i nuovi eventi. Però siamo carichi, c'è tanta gente volenterosa, siamo un bel gruppo, persone unite, si collabora bene, è come una seconda famiglia, è un bel gruppo, siamo un bel gruppo, sì, e quindi speriamo di fare tante cose belle insieme.